31 agosto 1986. Muore Goffredo Parise, scrittore e giornalista. Dopo i bombardamenti tedeschi di Vicenza, sua città natale, aderisce alla Resistenza collaborando con il Partito d'Azione. Per il Corriere della Sera scrive reportage dai fronti di guerra, Vietnam, Biafra, Cile, Cuba, Albania, Siberia, Cambogia. Esordisce nel 1951 con Il ragazzo morto e le comete. Nel 1972 esce Sillabario, una raccolta di racconti considerata da molti il capolavoro di Parise. Non ho tempo di scrivere molto, perché un po' lo sci mi occupa molto tempo della giornata d'inverno. Per quanti mesi? 4-5 mesi. L'autunno è caccia. Tutto l'autunno la caccia, rimane l'estate però vado a Capri, insomma mi rimane pochissimo tempo per scrivere, molto tempo per vivere, che è sempre pochissimo. Ma dovremmo parlare ognuno non tanto in generale quanto dei propri sentimenti, certamente in generale. No? Però c'è qualcosa di vero, e quando ho fatto nel preparare questa trasmissione che doveva andare in onda l'altra settimana, c'è stata una grande difficoltà a portare qualcuno che volesse parlare dell'amore, che volesse apparire. Ci sono stati degli spaventi. Una carissima attrice, una brava attrice, forse lo posso dire anche Anna Maria Guarnieri, ha detto: io prima mi suicido piuttosto di venire a parlare in diretta da voi. Io stavo per consigliare di suicidarsi in diretta, così facendo un nuovo quinto potere, l'indice di gradimento saliva, ma c'è stata questa paura, effettivamente. Non so se parlare dell'amore, ma di aprirsi in un discorso così. Ma non è poi così difficile, mi sembra, insomma. Sì, lo credo anch'io. Non so, non mi sembra che ci sia tanta difficoltà di parlare dell'amore. Sa che cos'è, insomma, è un sentimento, prima di tutto. E poi non si può parlare dell'amore senza il sesso, non si può parlare dell'amore senza la gelosia, non si può parlare dell'amore senza il sentimento di possesso verso la persona amata. Eppure anche lei, Parise, ha scritto. Non si può parlare dell'amore senza il matrimonio. Ha scritto come Barthes una specie di dizionario che è intitolato Sillabario, molto diverso sull'amore. Di cui il primo racconto è intitolato Amore. È intitolato proprio Amore, però in questo amore le due persone non si incontrano. Poi finisce il dizionario, doveva seguitare, finisce alla parola famiglia, prima della parola felicità. E in un'altra intervista, mi sono un pochettino documentato, lei dice. Non so se è stata riferita esattamente. Io ho paura e mi sento morire ogni giorno. Sì, ma quella è un'altra cosa. Si tratta di una paura esistenziale che ogni tanto mi prende, che poi sarà soprattutto è la noia. Perché io mi annoio molto. E certo, quando una persona è innamorata, cominciamo subito col dire che non si annoia neanche un minuto, neanche un secondo. Perché il sentimento dell'amore prende violentemente tutto. È insomma, l'amore è un sentimento meraviglioso, la cosa più bella del mondo, ma è un gran pasticcio, guardi, proprio un pasticcio tremendo. Ma secondo voi è cambiato qualche cosa da, per esempio, 10 anni a questa parte, sull'amore? Non lo so, io non c'ero, avevo 9 anni. È cambiato, sì, è cambiato, continua a cambiare, non tanto il sentimento dell'amore, che è sempre quello, che è appunto anche quello che è proprio l'impulso profondo che si ha verso la persona amata, il richiamo violento, che poi, guardi, parliamoci chiaro, noi dovremmo parlare dell'amore nelle specie animali, perché in fondo noi siamo una specie animale.